Ciao Malika, Riccardo Galasso per Radio Lux. Ti volevo chiedere una domanda su un pezzo che non è passato. Sì. Come mai hai scelto di portare Niente, che è un brano che non sfrutta appieno le tue potenzialità dal punto di vista canoro? E se provi? Trovo che sia molto diverso da E se poi, che invece trovo molto più tuo, se vogliamo. Ah, ma non ho capito la domanda. Chiedevo, cioè, come mai hai portato Niente, se piantavi subito su esse e poi, sembra che Niente sia stato forse un brano, certo, bello sicuramente, scritto anche con Giuliano, però magari, non lo so, che non sfruttava veramente appieno quello che tu sei capace di fare con la tua voce. Bene, allora partiamo dal presupposto che io non trovo che Niente non mi permetta di esprimere le mie capacità vocali, anzi. Anzi, perché cantare da sola con diciamo che tutto l'arrangiamento fa leva, fa perno su una chitarra classica, e gli altri strumenti entrano ad arricchire in atmosfera più che in insomma, non grida nessuno in quel brano e quindi niente di meglio per capire bene se una voce c'è o non c'è. Di fatto io avevo la certezza che passasse Se poi per dei parametri di leggibilità più ampia, e voglio dire, è un brano che è molto più immediato, ma la motivazione, il motivo principale per la partecipazione al festival era far sentire Niente a più gente possibile. Anzi, cioè, per un po' ho anche pensato, visto che comunque è stata praticamente una vittoria con pochissimi punti, oltre il 50%, quella di Se poi, per un attimo ho anche pensato che potesse passare Niente. Grazie.